Allora, buonasera, non mi ero dimenticato di Summer Stern, ma in realtà non ho molto da dire su Summer Stern numero 16, che è questo. Io ho scelto quello con la copertina, siccome ho pagato 3,50 euro, volevo anche la copertina. C'è anche l'edizione nera, però l'edizione nera mi salta la copertina, che mi devo saltare la copertina, quindi ne ho pagato, voglio tutto, voglio anche la copertina. Sì, c'è la variant. Io non credo molto nelle, questo è il mio parere personale, non credo molto nelle variant, nel senso di solito servono a vendere due numeri al posto di uno, così uno si compra la variant, però che fa un resto senza copertina e quindi mi compro anche quello con la copertina. Io di comprare due numeri uguali, non per il prezzo in sé, si può anche fare, 3 euro, però non saprei cosa farci con un numero variant e un numero copertinoso. Quindi la copertina c'è. Di sempre, penso sempre di piccioni di Vincenzo e Tanzillo, quindi siccome c'è, insomma, è ovvio che qui c'è una sorta di linciaggio. Non è una, onestamente si può anche fare a meno di questa copertina, non è una delle migliori, secondo me, non particolarmente. Si vede solo la faccia di Summer Stern più questi artigli che lo vogliono artigliare e impiccare, linciare appunto. Capiamo che il processo più che un processo è un linciaggio, c'è un piccolo mistero e qui c'è scritto disegni di Vitrano, Pietro Vitrano, però qui c'è scritto nell'introduzione di Gianmarco Fumasoli, credo sia sì, Gianmarco Fumasoli. Soggetto di Francesco Vacca con disegni di Luigi Formisano. Quindi non mi trovo tra Formisano e Vitrano, non so. Quindi ho ripreso il numero uno. Mi sembrano gli stessi, però non lo so, nel senso è un po' misterioso. Sì, ritorna anche il numero uno perché questo numero 16, non farò un video molto lungo, è una sorta di processo che viene fatto a Samo Esterno. Cioè, tutti abbiamo il terrore, insomma, la macchina del processo, eccetera, eccetera, la paura dell'autorità, insomma, potremmo appunto citare Kafka, eccetera, ma poi scopriremo un escamotage finale che ci mette il processo in una luce diversa. Insomma, è più che altro la storia di un giudice al suo ultimo processo, ma non vi dico di più. Se no, vi spoilerò la storia, quindi non c'è gusto. Quindi, l'ultimo processo c'entra di mezzo certamente un demone e ovviamente una sorta di esorcismo. Quindi, il processo come rito catartico e purificatorio. Solo che in questo caso la vittima a sacrificare sarebbe proprio Samuel Stern. Riemergono personaggi del passato di Samuel Stern, che ovviamente a me i disegni Formisano di Trano, certo, sono molto manga. Molto stile manga, però non è lo stile che piace a me, è uno stile molto piatto, nel senso molto è uno stile molto bianco e nero, black and white, quindi ha un suo perché. Non è, però è il primo Summer Stern che abbiamo letto, quindi ammesso che Vitrano e Formisano coincidano, quindi a me va bene, nel senso ritornano tutti, perché cioè, qui è una sorta di messa a punto, cioè chi legge questo numero viene invitato con i vari personaggi del processo, che ovviamente, ma non è questo il fulcro del racconto, non è questo il fulcro del racconto, perché? I vari personaggi del processo che ora non trovo, quindi siamo esterno numero 5, la fine della coscienza. Poi siamo esterno numero 3 in legione, riappaiono tutti i personaggi che appaiono, accusano Samo Stern di essere insomma, di uno che fa più danni che altro. E quando cioè, c'è un campanellino, quando appare la figlia di Samo Stern a testimoniare, ovviamente in un processo pubblico una bambina no? Cioè, la testimonianza viene sentita, sì, ma non pubblicamente. Questo ci deve far avvertire un campanellino e naturalmente cosa? Naturalmente c'è l'arrivo appunto della bambina di Samuel Stern
E c'è il resoconto. Resoconto. Vabbè, questo scene molto comunque Formisano Pitrano abbastanza bravo, nel senso, non dicevo no, c'è è ovvio che questo numero serve soprattutto a mettere un tassello nel passato di Stern, per questo non avevo molto da dire, per cui nella continuity del personaggio ovviamente scopriremo come è morta la moglie di Samuel Stern e c'entra anche il giudice del processo, insomma tutto questo c'entra con una rapina andata male, insomma lui che si sente in colpa. In realtà tutto questo serve soprattutto a creare un passato a Sam Stern. Indy Landog ci hanno messo più tempo, quindi cercano di creare un passato a Sam Stern e di cioè, è sempre tutto qui la cosa, insomma, penso a questo numero vada visto come una pausa di riflessione, il numero 16, in cui io dopo 15 numeri, ecco, io comincio piano piano a svelarti il passato a Sam Stern, serve a rendere il personaggio meno stereotipato, insomma, meno l'eroe stereotipato, meno formato fotocopia, serve a creargli una personalità come qualsiasi racconto, no? Un personaggio va creato un passato, una personalità, dei caratteri, quindi piano piano in questa continuità, piano piano veniamo a scoprire, viene creato il passato, insomma, esterno, è già stato creato, ma viene rivelato al lettore, quindi questo numero è ovvio che è più per i lettori ormai fissi di Samuel Stern che hanno interesse di conoscere alcuni elementi del passato di Samuel Stern, appunto della figlia, del perché ha abbandonato la figlia, perché eccetera eccetera. Quindi non ho molto altro da dirvi, quindi Samuel Stern, comunque una bella lettura, una piacevole lettura, un numero classico, non dico un'impennata di capolavoro, ma è un numero che in una continuity ha un suo senso, ecco, serve per come in Dylan Dog con, scusate, il numero 100 mi sembra, il passato di Dylan Dog che poi io lo creo sclavi, insomma, ma in realtà poi il passato è sempre un'arma a doppio taglio, perché finché il personaggio rimane misterioso, è come quando dopo 20.000 leghe sottomarine leggi l'isola misteriosa, si scopre chi è il Capitan Nemo, ma in fondo ci rimani sempre male, come ci siamo rimasti male da ragazzina. Sì, abbiamo scoperto che era un principe indiano, la cui famiglia fu massacrata dagli inglesi, però tutto questo, cioè, siccome noi, ognuno di noi nella nostra testa si è fatto una sua spiegazione, la spiegazione di Verne certamente ci deve convincere, però insomma, il passato di un personaggio di fumetto, di un, cioè, se appunto viene rivelato dopo, è sempre un'arma a doppio taglio, ma mi sembra che gli autori di Sam Stern la stanno gestendo bene, quindi piano piano, tassello dopo tassello, scopriamo chi è Sam Stern, eccetera, eccetera. Quindi numero leggibile, a me il fumetto dell'orrore, insomma, qui abbiamo Sam Stern e Dylan Dog che si contendono il campo del fumetto horror. Non dirò altre cose, tanto analisi più approfondite ce ne saranno state sicuramente, quindi va bene, un numero classico. Senza, cioè, la sorpresa ovviamente è statuta nel passato di Sam Stern. Chi legge questo numero dopo 15 numeri lo legge perché vuole sapere qualcosa del passato di Sam Stern. È tutto lì il fulcro del racconto, è tutto lì il focus. Il resto è un po' una sorta di contorno che è stato creato per quel puntino lì. Quindi io sì, quindi apprezzo la tecnica narrativa e quindi mi fa piacere sapere qualcosa di Sam Stern e andiamo avanti, poi vedremo altre storie, ma non è una storia. Mentre il prossimo numero esce il 31 marzo, Il Regno, con dei, boh, degli esseri mostruosi, insomma, tipo Scarrafuna gigante, qualcuno ha perso l'anima nel proprio inferno personale, riuscirà Sam a ritrovarla? Sopravvivendo alla terribile desolazione spirituale del regno, chi lo sa, insomma, diciamo che l'unica cosa che è un po' questa cosa, un po' monotematica, ma insomma, evocazione, esorcismo, cioè,
Io preferirei che ogni tanto ci si allontanasse un po' dall'esorcismo, perché sennò poi dopo 100 numeri sull'esorcismo sempre un po'. È un po' il problema di tutte le serie seriali che un po' tendono a essere dopo un po' ripetitive, quindi non so cosa si inventeranno gli autori e sceneggiatori di Sam Esther per rendere un po' più movimentata la cosa, ma sono sicuro che lo faranno. E noi siamo in attesa fiduciosa del prossimo numero, Il Regno. Il regno, che non so, vabbè, questo è il numero 17, ovviamente anche un numero che ovviamente a tutti so perché, e va bene. Comunque, Sam Esther ve lo consiglio sempre per gli amanti, ovviamente, del genere horror, naturalmente, a chi rilassa, a chi non rilassa. Io mi fa piacere leggere di Van Dog e Sam Esther in contemporanea perché vedo, cioè, due aspetti. A volte mi piace più di Van Dog, a volte più Sam Esther, però se no c'è una sola campana, cioè sono sola, cioè, o così o pomì, diceva una vecchia pubblicità, invece così uno può scegliere, diciamo, oggi questo mese Sam Esther è andato meglio, questo mese di Van Dog. Secondo me è anche positivo che ci sia una concorrenza tra i due, cioè la concorrenza tra Sam e Sam Esther e Dylan Dog è molto positiva perché ovviamente spero, ma che sono sicuro, che gli sceneggiatori di Dylan Dog leggono Sam Esther e lo stesso avviene ovviamente di quelli di Sam Esther, quindi se tu sei da solo, corri in pista da solo, un po' tendi a rallentare, mentre se c'hai uno che ti tira un po' alla volata. Secondo me questa cosa che si sta di dire sia Sam Esther che Dylan Dog ha aumentato, anche infatti Dylan Dog che prima, cioè, diciamo, arranchiava per dire con Guzzanti, secondo il mio parere, ora da quando c'è Sam Esther Dylan Dog lo vedo più pimpante, perché sa, un po' di orgoglio, sa, di non perdere Dylan Dog ormai sono decinaia di anni, però per molto, il problema di Dylan Dog era che per molto tempo era rimasto un po' da solo nella categoria. Cioè da solo, come massimo esponente di questo genere di fumetti dell'autore, il fatto che ci sia Sam Esther aumenta, secondo me, aumenta, cioè è una cosa positiva per tutte e due, quindi siamo contenti che esista, cioè che uno legge prima di Andò e poi Sam Esther. E poi ovviamente fa il confronto, dice ma non è bene, no, invece si fa perché ovvio, leggo due fumetti dell'orrore, mi è piaciuto più questo, per esempio questo mese. Io darei la palma alla Barbato, secondo me è 2 mesi che vince Dylan Dog, nel senso un po' brutto da dire, ma i padroni del nulla, e sebbene le storie di Sam Esther siano molto belle, e l'ultima ci ha perso il segno, i padroni del nulla e l'ultima a Giochi Innocenti, secondo me insomma erano un pochino più interessanti di questo. Questo non è che non sia interessante, ma è un po' la creazione del personaggio, quindi è un po' ce l'aspettavamo prima o poi, nel senso così. Quindi magari il prossimo mese Sam Esther batte Dylan Dog, però è bene che ci sia questa rivalità, ripeto, e con questo chiudo e passo e chiudo.